Buonasera a tutti ragazzi. Ordinaria amministrazione, è stata sbrigata queste partite che a noi non piacciono, i gironi, perché noi io non so come iniziare. Una partita, ripeto, non so. Un compitino contro una squadra davvero mediocre. Non sono scontento. Non è per sminuire la Juve, però onestamente l'avete visto, questi qua erano tutto corso, bombe, sono calati, i valori tecnici sono venuti fuori, differenze di giocatori rose, giocatori tecnici che aveva la Juve, questi non avevano, si è vista tutta. 3-0. Non sono scontento, ma non sono neanche contento. Ecco, mettiamola così. Stiamo restando, come dico sempre, questo partito del girone a febbraio, un'altra Champions, come sempre, c'è un'altra condizionale, quindi un'altra Champions, non si possono dare indicazioni su chi vince la Champions da questa partita, lo dico sempre, lo ribadisco ogni volta. Sì, perché il Bayern Monaco ha vinto 7-2, mi sembra. Magari uscirà l'ottavo contro il Barcellona, non lo sa. Magari uscirà il contro il Liverpool, non si sa. Ripeto, il girone comunque è un conto. Questo comunque è un video su questa parte. Facciamo un'analisi, diciamo, partita. Diciamo che ha detto che, ripeto, ad oggi l'unico che può giocare accanto a Ronaldo è Higuain, perché tutti gli altri non sono, sì, ha detto, non sì. sono all'altezza. Higuain, che io non mi piace, perché, ripeto, Higuain questi gol li deve fare, per esempio, contro il Real Madrid. Dybala può solo prendere palle e passargli. Dybala non può giocare con Ronaldo. Non può giocare. Mi va ad ingannare all'ultimo asse, perché è entrata a partita fine. Dybala, la partita era finita. Dybala, non ci prendiamo in giro. La partita con Higuain era la partita viva, quella di Dybala è una partita finita, non per sminuire Dybala, però è così, la partita era finita con Dybala. Deve fare la differenza quando la partita è viva, non quando è morta. Quando è morta è inutile fare la differenza. Quindi ripeto, Ronaldo, c'è un problema Ronaldo, anche se ha segnato oggi, però quello, cioè, sbaglia troppi gol, problema che purtroppo, non so se era anche a Real così, non mi ricordo, ma mi ricordo molto più cinico a Real, magari mi sbaglio, magari mi sono sbagliato, magari sbagliato anche a Real, sbaglia troppi gol, poi ripeto, cosa dobbiamo dire anche? La difesa mi sta De Ligt piano piano, che chi lo criticava sempre, dovete aspettarlo sto ragazzo, è stato preso, fatelo giocare, fatelo sbagliare, fate come Varane al Real, hanno aspettato, poi Varane ha vinto la Champions. Ma poi vogliamo parlare di Giradischi, che ha fatto questo gol. Giradischi, non mi parlare di Giradischi, ha fatto questo gol. Giradischi, hai sbagliato titolare, devi fare 100 metri, ha segnato anche Giradischi, messo titolare in questa nelle partite del girone, ha giocato contro dei importante, questo dagli ottavi in poi non deve vedere proprio il campo, neanche la panchina deve vedere. Questi qua ci sono quei giocatori che proprio, non so, faccio un complimento speciale a Quadrado, che è la terzino, è meglio di De Sciglio, lo dico, perché è meglio. Ma io ho detto che Quadrado a me piace più sulla fascia in difesa terzino, che a centrocampo, sì, fa meno danni, troppo confusionario, sì. Fa pure delle belle partite, perché ricordo col Bayern, quando fa il tempo, quando giochi davanti fa anche bene, bisogna dire, non sta, fa bene in centro spesso quando gioca, considerato che hanno riserva, quando deve essere una riserva. Pjanic vedo che è più al centro il del mozzarellone gioco, verticalizza di più, ma ripeto, io Pjanic che per me deve sempre sparire, attenzione, deve sparire sto giocatore Pjanic, io a me non mi entra, non mi entra, non... Però, io sono l'amante di Pogba, sono di un'altra stoffa, ecco ragazzi, però, non mi entra, non... vedo un altro tipo di, vabbè, ma lasciamo perdere il mozzarellone, comunque sta facendo qualcosa in più, dai. Scesi senza voto, perché le percuse non ti importa. Scesi, non posso dare il voto a Scesi, perché non hanno fatto nessun tiro verso lo specchio della porta. Questa squadra, medio, ripeto, una squadra mediocre, chi la faceva passare per il Bayern Monaco, è una squadra mediocre, ragazzi. Sono ultimi nel girone, infatti. Quindi. Ma avete capito mediocre, che il Bayern Monaco era l'altro stasera, quello che ha fatto 7 gol, non questo qua che ha giocato contro di noi, il Bayern Monaco. Quindi ragazzi, che dire, parte ordinare l'amministrazione, pratica, ora bisogna, diciamo, bisogna andare a Mosca, poi i due con i russi fare altri 6 punti, obbligatori, sia con i russi. Ah, perché giochiamo con... Prima, con le Leverkusen, 2 partite di fila, devi fare altri 6 punti. Allora devi chiudere la qualificazione. Altri 6 punti e poi con l'Atletico vediamo come fa, come si va in casa. E quindi ragazzi, buona giornata. L'Atletico ha vinto fuori casa 2-0. 2-0, quindi tu sei sui primi differenza reti, però... E devi fare la stessa cosa che ha fatto l'Atletico, andare e vincere a Mosca. Devi farla, tu se la aiuti. Non mettiamo campo difficile, no, questo... la neve, questo alibi, bisogna, vai, non è un campo facile, ma devi vincere, sei più forte, come ha fatto l'Atletico stasera, vai, dicendo che devi fare le goleate, devi vincere anche perché abbiamo buttato l'occasione con l'Atletico di arrivare al primo posto. Al primo posto, anche se un pareggio a Madrid ci sta, per come si era messa non ci stavano, per come si era messa avanti 2-0 non ci sta. Squadre come la Juve, 2-0 le partite devono essere
morte, questo ripetiamo, una squadra, grande squadra, Barcellona, su 2-3-0, le partite devono essere finite, anche se oggi non fa testo perché l'avversario, ripeto, finché è durato fisicamente un'ora, un'oretta, poi dopo sono diversi tutti i limiti tecnici di questa squadretta tedesca, mi dispiace dirlo, una squadretta tedesca. Comunque ragazzi, vi salutiamo. Ora c'è la partita con Linda, super straordinaria, ma di Conte. Contro il Merda Azzurri adesso, no? Adesso la prossima partita è contro il Merda Azzurri. Ma ditemi una cosa, ma avete paura? Agghiaggiante, io ho paura. Ma avete paura? Io ho paura. Io devo essere sincero, io non ho paura. Perché questa è una squadra che la demolisci in qualsiasi momento. Sei molto, 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 ma molto più forte di sti Merda Azzurri. Queste merde! Posso dare un giudizio, secondo me il mio pronostico finisce pareggio. Mi sbaglierò, ma ragazzi, faccio pronostico. Comunque, ragazzi, bisogna annientarle ste merde domenica, annientarle. Comunque, ragazzi, veramente annientarle. Ci salutiamo così, ci vediamo domenica per questa sfida agghiacciante, questa partita Inter Juve agghiacciante. E mi raccomando, il turno con le due partite a Mosca e a Torino, 6 punti obbligatori. Ormai obbligatori. Mi raccomando, anzi, 6 punti. Non voglio sentire facendo, facendo vedere anche più Sarri Ball stasera, che se ne è visto poco. Sarri Ball stasera non si è visto, poco, quindi lo Sarri Ball. Dobbiamo vedere i progressi anche. 6 punti con i progressi. Buona Champions a tutti. Ciao. Ciao. E poi ricordatevi, iscrivetevi al canale.